Allora introduciamo la penultima settimana che è incentrata sulla concezione del sito scolastico come un sito della pubblica amministrazione che quindi è tenuto a rispettare alcune norme di pubblicazione che nel tempo si sono via via precisate. In realtà è una normativa in continua evoluzione. Come vedremo anche nei materiali messi a disposizione, anche quelli che erano i cosiddetti contenuti minimi legati alla cosiddetta sezione trasparenza e altro sono in continuo cambiamento. In pratica faremo riferimento nei materiali anche a quello che è emerso al Consiglio Ministri del 22 gennaio 2013 con precisazioni ulteriori sugli obblighi di pubblicazione a livello di trasparenza, il che inteso non come un puro esercizio formale e un pochettino così autoreferenziale della pubblica amministrazione, ma in realtà come una delle chiavi per stabilire un rapporto trasparente anche di controllo da parte del cittadino. Certamente questo vale soprattutto in altri tipi di amministrazione. Tant'è vero che queste norme entrano anche nelle cosiddette norme anticorruzione o altro, però anche noi come scuola, anche le nostre scuole che poi sono chiamate a gestire anche dei bilanci, ripeto, sempre un pochino più asciugati, no, nel tempo, però in ogni caso occorre che diano ragione di alcuni punti di come sono spesi i soldi e poi di tutta la parte legata ai bandi di gara, ai contratti e a quant'altro. Quindi sono tre, se vogliamo, i settori di intervento per questa settimana, tutti peraltro ampiamente illustrati e spiegati nella guida che avete a disposizione. Il primo è legato all'inserimento dei cosiddetti contenuti minimi. Noi ci rifacciamo attualmente alla tabella 5 che è presente nelle linee guida dei siti web della pubblica amministrazione, dell'ultima edizione pubblicata che è quella del 2011. E da lì avremo sia accesso al materiale ufficiale e sia a una, diciamo così, una forma di masticazione del materiale a uso sito scolastico attraverso degli aiuti che sono presenti sia nel nostro modello di sito e sia nel sito di porte aperte sul web. Audio sparito, dice però Anna, nel senso che non mi sentite? O è solo un problema di Anna? Io ti sento bene. Ah, allora forse Anna è un problema legato alla tua connessione, alla tua scheda. Forse consiglio di Valeri uscire e entrare può diventare d'aiuto. Puoi darci informazione se riesci a tornare, diciamo, in linea anche con l'ascolto. Questa volta abbiamo anche la seduta registrata, in ogni caso avremo modo di ritornare su questi contenuti. Quindi, primo aspetto, contenuti minimi. Secondo aspetto, linee guida dei siti web dove ci sono delle indicazioni più ampie. Altro elemento importante è l'albo. L'albo online, noi sappiamo, l'abbiamo già introdotto forse nel primo incontro. Sì, c'è Oscar, lo streaming, cioè c'è la registrazione che poi verrà messa a disposizione. Nell'albo online, legata al nostro sito WordPress, ha un suo plugin di riferimento che è stato realizzato in casa, quindi con il valore insito anche ai contributi dati alla comunità più estesa dei curatori di siti scolastici, da persone che lavorano nella scuola, autore Ignazio Scimone, fa parte del repertorio ufficiale di plugin di WordPress ed è un albo che nel tempo si è via via raffinato, non escludo che a breve ci saranno ancora degli ulteriori miglioramenti e che cerca di rispettare il più possibile anche lì delle indicazioni che sono contenute nelle vademecum delle pubblicazioni sull'albo online. Bene, quindi i contenuti come materiali sono contenuti di norme piuttosto che di linee guida, quelli dal punto di vista conoscitivo. Dal punto di vista operativo, invece, andiamo a vederli andando a cambiare schermata e andando sul un luogo dove noi ogni tanto raccogliamo materiali
che è scuolacooperativa.net wp3-social. Collego e andiamo a vedere un po' che cosa troviamo. Troviamo in particolare una sezione, adesso aspettiamo che si carichi la pagina, che è spazio WordPress. È sparito un attimo che vado a rimettere il tutto. Bene Oscar, seguici pure dall'altro link. Ecco, e questo è un sito che era stato già nominato. Sparisce in continuazione, però non riesce a rimanere. Io non lo vedo più. Come mai? Riproviamo ancora. Facciamo ancora un tentativo, magari lo digito. www.scuolacooperativa.net/wp3-social. Vediamo se adesso rimane permanente la schermata e il sito riesco a navigarlo. Vediamo un po' che si carichi perché dopo che era stato caricato poi era sparito. Adesso io lo vedo e sparisce nuovamente. Va. Niente, da qui non riusciamo a vederlo, andiamo a vedere qualcosa da porte aperte dove troviamo una cosa simile. Va e viene. Vediamo su un altro sito. Quello, allora ecco, quello che ci prendiamo come consegna, non andiamo a cliccare sullo schermo. Ok, quindi riprovo adesso a mostrarlo. Adesso qui è quello di porte aperte che però servirà tra un momento. Ritorniamo alla prima risorsa che volevo mostrarvi. Questo è un ambiente social e questo può essere interessante anche per ulteriori sviluppi. È un plugin di WordPress, si chiama BabyPress e che consente di realizzare un piccolo social network, chiamiamolo anche così, un ambiente social, meglio ancora, a registrazione. Sparito ancora, che succede? Non riesce a stare su questo sito. Non è che per caso è coperto da password? Oh no, no. È libero. Sì. Vediamo ancora, sparisce in continuazione, niente, vabbè, non importa, quello lo diremo con i materiali. No, volevo mostrarvi il PDF della guida, ve lo dico a voce, farò un'estrazione di quella parte, ma avremo la possibilità di seguire una tabella particolare che però la trovo da un'altra parte, quindi non scoraggiamoci perché abbiamo la fortuna di avere. Ok, ecco questo è l'URL. Se voi andate nella parte bassa della pagina trovate una sorta di PDF incorporato o anche un PDF scaricabile, visto che voi lo seguite adesso, non potete seguirlo attraverso non Second Life ma attraverso il vostro browser. Scaricare il PDF, quella è la guida completa e in pratica io avrei fatto un paio di riferimento a quelle due paginette sui contenuti minimi, che però riesco a fare mantenendoci su un Second Life nel, diciamo, parte più importante. Adesso qua aspettate che non l'ho messo io, è tornato qua l'ultimo tentativo, vediamo se qua qui sta tenendo adesso, avete visto? Meglio. Adesso invece riusciamo a vederlo. Bene. Andiamo un pochettino giù. In particolare, qui adesso io sono sul sommario, si vede tanto bene perché questo è un contenuto incorporato, però ci interessa vedere che a un certo punto, a pagina 30, c'è la sezione trasparenza, valutazione e merito. Allora, se noi qua scendiamo un momentino nella visualizzazione della pagina,
Cosa che però non mi è tanto agevole navigare qua dentro. Vediamo se riesco. Vado qua a pagina 30 e ingrandisco questa pagina cliccando, no? Come questo è un computer slideshare, eh? Slideshare consente di incorporare slide ma anche documenti PDF. Quando incorporate documenti PDF tipo questo, mettete sempre anche la versione scaricabile però. Che come sappiamo è meglio fruibile, utilizzabile attraverso fuori dal browser, non incorporato dentro. Ecco, qui ad esempio non riesco a ingrandirla, vedete? E quindi ecco, sono sulla sezione, non riesco a ingrandire la videata, però non importa. Ecco che, vedete un po' piccolino, sezione trasparenza, valutazione e merito. Ecco, questa è una parte del materiale che vi metterò a disposizione e qua quello che interessa ci sono tutte le voci della sezione trasparenza, valutazione e merito secondo le indicazioni fino a dicembre 2012. Di queste indicazioni poi noi avremo un sito di riferimento che è quello del comprensivo di Corniglio. Angelo Paganini è stato nel gruppo nostro, sottogruppo WordPress, è quello che per primo ha implementato questi contenuti e anche il nostro modello si rifà pesantemente al lavoro di Angelo. E qua attraverso un semplice copia e incolla sarete nella possibilità di andare a ricostruire completamente la sezione. Più sotto c'è scritto indicazioni di reperibilità, eh? Lo leggo io perché immagino che sia un po' piccolino. Ecco, nel nostro modello c'è un'attenzione forse fine esagerata, che potrebbero dire alcuni, all'indicazione delle linee guida, dove è indicato che deve essere presente un cosiddetto meta tag che dà la descrizione secondo un particolare vocabolario. Ecco, qui è tutto segnato come andare anche a rispettare quella modalità di pubblicazione attraverso il cosiddetto vocabolario della Dublin Core o Dublin Core, forse direbbe chi conosce meglio l'inglese. È una cosa molto semplice, fatto una volta in una procedura che qua è indicata dalle frecce rosse, poi automaticamente rimane a disposizione come contenuto che uno va a selezionare da una scelta già presente nel vostro, diciamo, pannello di amministrazione di WordPress. Ecco, poi alla fine vedete c'è il link al video tutorial. Tutte queste cose qua scritte le ritrovate spiegate automaticamente all'interno di una dimostrazione di applicazione video. Quindi vedete che questa parte è piuttosto corta. Andiamo a vedere meglio un'espansione di questo nel sito di Porte Aperte, www.porteaperte sul web.it. Scritto sbagliato perché ho messo due punti, eccolo qua. Ecco, e qua noi troviamo, vediamo qua nella ricerca, vediamo se funziona, motore ricerca qui nel sito va implementato con un plugin un po' migliorativo, vediamo se troviamo come trasparenza. Qua, trasparenza, questo non è, cerchiamolo come Dublin Core, ho scritto sbagliato. Ecco, contenuti minimi siti scolastici. Ecco, qua sono dei link interessanti. In uno sono direttamente al PDF che contiene linee guida e siti web e in particolare si può fare riferimento a una tabella che indica punto per punto, vediamo se riusciamo a mostrarla, quali sono i contenuti.
obbligatori da inserire nei siti della pubblica amministrazione. Ecco, non riesco a mostrarlo il PDF, non importa, non lo mostriamo, sarà nei materiali, andiamo a vedere però un'applicazione concreta nel nostro modello. Eccolo qua. Adesso mi limito al contenuto della sezione trasparenza e valutazione merito, che non esaurisce la tematica più complessa dei contenuti minimi, però mi mostra le cose che noi mettiamo. Vedete qua sulla destra, no, questo nostro modello c'è già, se vogliamo, tutta una serie di proposta di testo che uno può anche prendere pari pari, con un copia e incolla, con anche poi i riferimenti normativi, e poi qua abbiamo come sottopagine, no, tutte le pagine che compongono la sezione. E naturalmente se riuscite a metterle tutte meglio, se no mettete le principali e soprattutto quelle che però hanno contenuti, in particolare l'organigramma, la modulistica, la posta elettronica istituzionale, la posta elettronica certificata, i dati relativi al personale, non abbiamo premi e consensi, però abbiamo sicuramente il codice disciplinare, la retribuzione dei dirigenti attraverso il link all'apposita pagina del Ministero, le assenze e le presenze con il link all'apposita pagina del Ministero, la contrattazione nazionale che poi è o un link al sito dell'ARAN oppure può contenere i PDF che magari voi prelevate dai siti dei sindacati. La cosa migliore andrebbe fatto il link più che l'incorporamento del PDF. Poi abbiamo la parte sulla ecco, curricula posizioni organizzative. Ecco, giusto per darvi un'idea, clicchiamo qua su questo. E qui noi abbiamo i curricula anche qui che si rifanno al dirigente. In alcuni casi, alcune scuole, in particolare quella di Angelo Paganini, consiglia di mettere anche, considerare come posizioni organizzative quelle delle funzioni strumentali, ma qui è, diciamo, un'interpretazione, in realtà può bastare quello per i dirigenti. Poi una cosa molto importante sono i dati relativi a incarichi e consulenze, che andrebbero inserite qua, ogni volta che viene conferito un incarico o una consulenza andrebbe inserita nella sezione trasparenza. Il programma triennale di trasparenza del MIUR richiede una sorta di consuntivo a fine anno. E poi la parte riferita ai contratti integrativi, ecco, sono queste le voci più importanti da inserire all'interno del sito scolastico. Poi accanto a questo ci sono altri contenuti minimi su cui è ancora più esperta di me Anna, che ha fatto uno studio molto attento con la sua scuola e che vanno dalla presenza della PEC come posta elettronica certificata, vanno alla presenza del codice fiscale della scuola, vanno alla presenza in home page delle cosiddette note legali e di, diciamo, informazione sulla privacy. Qua non è messo, sarebbe opportuno mettere anche il monitoraggio sugli accessi al sito. Insomma, sono tutta una serie di indicazioni che troverete a disposizione nei materiali. Per quello che riguarda la consegna del compito, è sufficiente attenersi a quello che è messo nel sito modello. In realtà, essendo questa una simulazione, non essendo questo il sito ancora concreto della vostra scuola, si tratta di documentazione che voi dovreste poi andare a richiedere direttamente alla vostra scuola. E una volta che è inserita, va naturalmente gestita nel tempo in modo che sia sufficientemente aggiornata. Ecco, questo è un aspetto. L'altro aspetto invece è quello dell'albo. Allora, per quello dell'albo, se noi andiamo con normale motore di ricerca, e digitiamo WordPress plugin albo, andiamo a vedere cosa troviamo. Cerca con Google, vedete, troviamo un link diretto
l'Albo Pretori online. Ce ne sono due in realtà di Albo Pretori. Uno è l'Albo Pretorio di Ignazio Scimone e l'altro è l'Albo Pretorio di Pia Facile. Primo posto, digitando WordPress plugin Albo Pretorio, ecco che troviamo quello del nostro collega. Quindi è questo quello che va poi inserito come plugin aggiuntivo e vi consente di gestire in modo automatizzato tutti gli atti amministrativi che costituiscono la cosiddetta pubblicità legale. Cos'è la pubblicità legale? In pratica sono quegli atti che hanno una loro validità giuridica. E nel tempo, quindi non tanto delle note informative, quindi non tutte le circolari sono d'atto pretorio. Ad esempio, non so, la circolare che avvisa dell'incontro, non so, con il sindaco piuttosto che la banda rock della scuola che fa un evento o è un avviso, una news, oppure è una circolare, quella di comunicazione comune, quotidiana, che è. Deve essere presente nel sito perché fa parte di uno dei contenuti minimi, però non è ovviamente un qualcosa che ha una rilevanza giuridica da albo pretorio. L'albo pretorio invece vanno a tre cose che sono poi indicate in una guida che vi mostrerò. Dal punto di vista tecnico, una volta che voi avete installato l'albo, siete in grado poi di utilizzarlo. Nei materiali a disposizione vi metto anche un paio di guide. Una più lunga che è stata prodotta da Ignazio quando ha esposto il funzionamento dell'albo, però è abbastanza corposa perché ci sono tutte, proprio, non so, centellina proprio ogni singolo passaggio e spiega tutto. E poi una mia molto più veloce che in 8 minuti mostra il processo di pubblicazione dell'atto utilizzando il plugin di Ignazio, dopo aver fatto una brevissima carrellata su albi realizzati sia con Drupal che con Joomla. Bene, andiamo a vedere adesso qualcosa di più specifico sull'albo. Questa volta andiamo ancora sul sito di Porte Aperte. Purtroppo vedo che non riesco a mostrarvi i PDF incorporati. E quindi vi mostro soltanto il link. Se voi andate nella home page di www.portaapertesole.it avete la possibilità di accedere in particolare al regolamento dell'albo. Questo regolamento è quello che ha scritto Mario Varini dell'IC Castellucchio in provincia di Mantova e contiene tutto quello che occorre sapere sull'albo. Spiega che cos'è l'albo, quindi c'è prima una parte di tipo teorico e poi una parte di tipo organizzativo. Perché un elemento fondante per la gestione dell'albo pretorio e l'albo online delle scuole è che deve essere un qualcosa che va gestito a livello di segreteria. Cioè noi, chi di noi è docente predispone lo strumento e casomai dà quelle indicazioni di utilizzo che come vedrete è come un plugin molto guidato, eh? Voi avete già installato altri plugin, siete già abbastanza esperti. C'è soltanto da sistemare qualche voce, chiarendo chi è responsabile, so, sistemando un po', diciamo, gli elementi organizzativi dell'albo a livello di gestione, ma poi il singolo operatore in segreteria è la persona che è deputata a mettere questi atti amministrativi sotto la vigilanza e la responsabilità del direttore dei servizi generali amministrativi. Questo è importante, ci tiene molto Mario, sono d'accordo anch'io. La pubblicità legale, come la gestione della parte più prettamente istituzionale del sito, è una competenza diretta delle segreterie amministrative. È importante che lo capiscano, molti di essi già si stanno muovendo un po' in questa direzione, a volte sono spaventati perché temono che sia un compito che non riescono a gestire, però in realtà è una semplificazione per loro, non è una complicazione. E quindi una volta presa la mano diventa semplice. Ecco. E quindi ecco, da questo regolamento trovate anche in pratica alcune note di tipo proprio organizzativo interno. E alcuni invece elementi su che cosa mettere nell'albo li troviamo in due altri siti. In uno, il sito di Drupal, del modello di Drupal,
www.scuolacooperativa.net/drupal7, dove accederete a una videata molto esplicativa, fatta bene, curata da un altro personaggio di grandissima disponibilità e competenza, che è Nadia Caprotti. Se noi clicchiamo sull'albo Pretorio online, ecco, già abbiamo un'idea, se vedete bene, di quali sono le categorie, cioè i settori di competenza dell'albo. E queste sono state categorie condivise, per cui se le utilizziamo diventano un qualcosa d'aiuto. Sono i bandi e gara, contratti e convenzioni, convocazioni, esiti esami, graduatorie, nomine personale ATA, nomine personale docente, organi collegiali. Organi collegiali vorrebbe dire, diciamo, quando vengono le convocazioni e poi un estratto del verbale. Organi collegiali, lezioni, privacy, programmi annuali consuntivi, quindi entra in gioco anche i bilanci, regolamenti e sicurezza. Ecco, per ciascuna di queste categorie poi ci sono ovviamente gli atti. Un atto è in corso di pubblicazione per il tempo di validità, del tempo in cui l'atto deve rimanere dentro nell'albo online attivo. Una volta terminato il tempo, che per alcuni di 15 giorni, per altri di più, va a finire nello storico e quindi può essere nuovamente riconsultabile andando sullo storico. Per particolari atti che invece, una volta che hanno completato il ciclo, devono essere non più reperibili come allegati, il sistema predispone un meccanismo che li leva dalla reperibilità anche attraverso i motori di ricerca, in modo che abbia il diritto, si dice, all'oblio, cioè a non essere più recuperato. Tutti questi sistemi di gestione automatica dell'albo, sia per WordPress, per Drupal che per Joomla, tengono presente anche di un problema di eventuale ripubblicazione dell'albo a livello di validità di giorni nel caso in cui il sito vada offline per vari motivi, no? Ricordate ad esempio l'incendio per il server di Aruba, che ha interrotto il servizio per più di 24 ore, se non sbaglio, lo scorso anno, altro. Oppure qualche elemento che provocano la non, diciamo, messa online del sito, o per via di un attacco o altre cose ancora. Bene, ci sono dei meccanismi che consentono poi di ricalcolare automaticamente e di gestire automaticamente questi problemi che si chiamano disaster recovery, cioè recupero a seguito di un evento che ha portato per più ore la mancata reperibilità dell'albo. E questo è giusto per fare le cose a norma, anche se mi rendo conto che a volte le norme, pur molto precise, non sono propriamente poi quelle, non so come dire, che seguono totalmente quelle che sono i bisogni anche delle scuole, della pubblica amministrazione. Ecco, esatto, no? Come vedi, sono cose abbastanza semplici, quindi Anna ha già avuto, Anna tra l'altro ha un albo consolidato nel suo sito gestito con WordPress. Ecco, questo è il tutto. Poi se volete vedere degli esempi, certamente tra i partecipanti del corso ci sono persone che già utilizzano l'albo. Uno è Anna di certo, no? Il suo sito, che è il sito comprensivo Gavoi, mi ricordi, sì, l'indirizzo, così lo mostro, è Anna, www.icgavoi, giusto? Poi non mi ricordo se .gov.it.eu, non mi ricordo. E se mettimelo pure in chat. .gov, bravissima, eh? È anche il gov, eh? La Anna è un portento, eh?
è stata eccezionale nel lavoro che ha svolto nella sua scuola. Quello che non manca il punto al punto, qui c'è tutto insieme, deve essere scritto proprio correttamente, no? Me lo riscrivi che faccio copia e incolla, perché magari, aspetta, no, vado a recuperarmelo qua. Vabbè, se qui non c'è proprio spazio, no? Eccolo qua, si è caricato, eh? Bene, e qua vedete la parte della pubblicità legale con l'albo di istituto, lei ha anche l'albo delle altre PA, andiamo pure per gradi, dove avete modo di vedere i vari atti messi a disposizione. Adesso qui il collegamento si fa un pochettino lento, ecco, vedete qua, con uno schema che vi riporta l'ente che ha promulgato l'atto, il riferimento che è poi la nota di protocollo, il progressivo, perché automaticamente ci deve essere una progressività numerica sugli atti. C'è un piccolo miglioramento, né, che ho già chiesto a Ignazio, che è quello di disporre in automatico, brava Anna, è importante che ci si faccia i favori tra scuole, che è quello di disporre automaticamente il cronologico del più recente, un piccolo cambiamento, un altro cambiamento che ci sarà nella prossima versione, che il link avverrà dall'oggetto e non da dove il protocollo, e sarà indicato da una sottolineatura. Questo è un involontario piccolo errore di accessibilità, perché il link va discriminato, no? Anche visivamente quando è all'interno dei testi. Ecco, l'oggetto, il periodo di validità, vedete in questo caso che è di 15 giorni, e la categoria in cui viene inserito. Questa è una sorta di tabella riassuntiva che ci permette poi di vederlo bene, ma come notate abbiamo in automatico un filtro che ci consente per categoria di andare a ricercare diciamo, gli atti, e poi anno per anno, adesso qui è messo adesso, per cui c'è soltanto il 2013, oppure da dato a dato. Ho la possibilità di filtrare il tutto e quindi abbiamo proprio tutte le cose che servono. Se io clicco poi sull'atto, che cosa mi si apre? Mi si apre, no, una scheda informativa che contiene, ecco, questo magari possiamo anche toglierlo perché rimane una cosa ripetuta, non esattamente necessaria, l'allegato scaricabile e poi una scheda informativa che è più ricca rispetto a quella messa in modo tabellare, in particolare il responsabile del procedimento amministrativo, no, che è obbligatorio, nome, cognome, email, telefono e l'eventuale opzionale orario di ricevimento. Ecco. Questo è un esempio di albo seguito con molta attenzione con WordPress. Quando uno è incerto su cosa pubblicare, va un po' al nostro GA di riferimento, il grande Mario Varini, www.icastellucchio.gov.it, che a volte crea un po' di apprensione, no? Quando si apre, perché si dice, caspita, quanto pubblica. Lui ha fatto cioè proprio un riferimento ormai nazionale quali sono le cose da pubblicare. Sono un dubbio, guarda qua, e prende spunto, no? In particolare va sull'albo online e vedete la frequenza di pubblicazione molto molto ampia, no? Qui siamo al 3-4, guardate, 1, 2, 3, 4, 5 atti pubblicati. Ecco, vedete qua, che qui è debole il riconoscimento attraverso il colore blu, però in ogni caso il link viene dall'atto, che serve poi dall'oggetto. Noi abbiamo l'atto di nomina a tempo determinato dei Saccani Arge Maria, se leggo bene. Poi, lato di nome determinato di un altro, vedete, no? C'è proprio tutto. Ecco, questo è quello, adesso al di là della CMS che uno utilizza, ma è un esempio delle cose da pubblicare.
Qui c'è proprio tutto, vedete, delibera e altro, no? Loro hanno messo i drupalisti più la persona e la categoria. Qui vabbè, una piccola personalizzazione diversa, sono scelte rilevanze diverse. Noi nel WordPress la persona di riferimento la troviamo poi all'interno della scheda, invece qui nella tabella troviamo le categorie in cui è stato inserito, la categoria è stato inserito. Le altre sono tutte voci dentro, peraltro. È vero, Mario Fonte inesauribile, lo ringrazio anch'io e alcuni dei suoi lavori poi a breve saranno disponibili in formato aperto. Perché? Perché Mario è stato un testimone privilegiato, Anna, una cosa che magari può interessare anche se. Non so se si riferisce anche ai comprensivi, spero di sì, per di un'azione del Ministero che sta svolgendo nelle quattro regioni PON: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, su un'iniziativa MIUR di formazione proprio su questi argomenti, in particolare dematerializzazione e semplificazione amministrativa negli istituti scolastici. Il direttore del corso è Ernesto Belisario, che noi conosciamo, una persona di grandissimo entusiasmo, qualità e apertura mentale, e speriamo quanto prima di poter contare anche noi di questi materiali in modo che siano poi a disposizione del più largo numero di persone possibile. Ecco l'idea, no, Sardegna no, che i materiali siano. Tu Anna, si sa, è vero, sei Sardegna, non Sicilia, scusami. Questi materiali, una volta che sono oggetto di formazione della PA, io sono dell'idea che diventano, devono essere necessariamente distribuiti senza filtri, perché? È perché la pubblica amministrazione, piena prova contraria, è pubblica. Bene, quindi ecco, abbiamo modo per fare le cose, anche per spaventarci, ma non spaventiamoci, che non serve a nulla. Facciamo le cose con le risorse che avremo a scuola, lo strumento lo abbiamo. Ecco. E tenendo conto, ripeto, che però il sito non si deve esaurire nell'aspetto di comunicazione istituzionale, se no diventa una cosa per addetti ai lavori, solo per docenti, solo per le persone impiegate, e il sito invece scolastico deve sapere di scuola, perché se no è una plastica poco digeribile a chi effettivamente vive quotidianamente la scuola. Bene, fate il mio solito chiacchierata lunghissima e un po' monotona. Penso che sia arrivato il momento di fermarmi. Tutto questo e qualcosa in più lo troverete nel materiale a disposizione. Ripeto, contenuti minimi, mettendo uno schema che è quello che trovate nel modello PASV e installazione del plugin Albo con l'inserimento di tre o quattro atti. Ovviamente non saranno veri, saranno di prova, prendete dei PDF qualsiasi. Attenzione, ultima cosa, una cosa importante, nelle indicazioni di pubblicazione degli atti amministrativi rafforzati sempre di più in qualsiasi norma, si parla di atti che devono essere di accessibili e usabili, quindi mai mettere PDF e immagini, soprattutto negli atti amministrativi, se no non valgono assolutamente a nulla, perché infrangono uno dei criteri più importanti della pubblicità legale, che è quello di essere a disposizione di ogni cittadino. Dico ancora l'ultima cosa per tranquillizzare, non so se qualcuno ha seguito un po' alcuni elementi di pseudo dibattito sulle norme di pubblicazione delle PA. Il 31 marzo è scaduto il termine per pubblicare i cosiddetti obiettivi di accessibilità. Come spesso capita, molte poche pubbliche amministrazioni hanno, seguito, no, questa scadenza, e quindi siamo nella più completa norma della pubblicazione
non rispetto. Però c'è una piccola differenza, che in questo caso la norma di pubblicazione del 31 marzo incide, perlomeno dice la norma, nella sfera della responsabilità dirigenziale, tant'è vero che sono obiettivi che vanno firmati dal dirigente. Però la cosa che a me meno interessa è un aspetto obiettivamente normativo, a me interessa molto di più l'aspetto invece formativo o civile. Indicare obiettivi di accessibilità per me è una buona cosa, perché vuol dire che il dirigente della scuola si pone il problema che siccome ormai non c'è più l'albo cartaceo, ma c'è l'albo online, siccome il sito deve essere un elemento di comunicazione al cittadino anche per le comunicazioni amministrative, bene, facciamo in modo che siano orientati alla fruizione da parte di tutti, comprese le persone con disabilità. Non vuol dire fare siti brutti, non vuol dire penalizzare nulla dal punto di vista comunicativo, vuol dire soltanto scrivere nero su bianco che uno entro, non so, il 31 dicembre del 2013 si pone degli obiettivi, che possono essere quelli, ad esempio, non so, di non pubblicare più gradualmente o immediatamente nessun PDF costituito da immagine, anche se altre pubbliche amministrazioni lo vogliono, non possono chiedere che tu infranca una regola. O piuttosto che quello di, non so, curare una maggiore reperibilità attraverso degli accorgimenti, oppure quello di adeguare alle nuove norme di accessibilità perlomeno una parte riferita, che ne so, alla fruizione di, non so, contenuti iconografici o altro. Insomma, c'è Federica, se non sbaglio, che ha già impostato. Ancora Federica, visto che c'era all'inizio. Ok, senti, vuoi dire brevissimamente Federica Scarione, il liceo Galilei di Voghera? È una delle prime scuole che ha cominciato a porsi il problema della pubblicazione di questi obiettivi di accessibilità rispettando quasi completamente la data del 31 marzo. Non mi interessa tanto l'aspetto tecnico, ma contenutistico. Grosso modo, che obiettivi avete messo? E parla pure sul microfono se ce l'hai. Non sei a posto forse col microfono, vero? Sì, ok, intanto che aspettiamo Federica. Vediamo se c'era qualcos'altro che volevo aggiungere. Sembra di no sulla presentazione. Se non andare poi a vedere un po' i lavori svolti. Niente, forse non funziona. Quando poi torna attiva la parte audio di Federica, l'ascoltiamo. Ma adesso a voi per domande su, diciamo, compiti della settimana, ma soprattutto poi su quello che abbiamo fatto in precedenza. Ok, vediamo un po', scrivete pure se non volete parlare direttamente sul microfono, tanto che Federica cerca di sistemare l'audio, possiamo anche vedere qualcuno dei vostri lavori, eh? Se qualcuno vuol mettere
il link, lo commentiamo insieme. Anche a livello di gestione dei plugin. Paolo, hai risolto tutto quelli che erano alcuni problemi di visualizzazione, mi sembra. Sarebbe meglio di sì, Paolo, diciamo, la cosa migliore è la gestione del sito in cui personale amministrativo fa la parte cosiddetta istituzionale, contenuti minimi e albo, e i docenti fanno il resto. E se laddove non si riesce, uno rischia di essere un carico insostenibile e due, le cose magari si fanno meno bene, ecco. Però se l'importante è che i dirigenti comprendano questo, anche perché ormai tutte le scuole che fanno siti nuovi e rinnovati hanno tutti l'albo online ormai. Questo è, ecco, forse dei temi dell'amministrazione digitale nelle scuole, l'albo è quello che ha avuto più risposte. Magari in certi casi sono albi non fatti proprio secondo l'indicazione, però intanto ci sono, tanto gli atti ci sono, o cominciano a esserci i principali. Ecco. Quindi potrebbero accedere solo alla sezione, per accedere solo alla sezione albo si dovrebbe fare una cosa che fanno in tantissimi, che è quello di fare un'installazione separata solo per l'albo pretorio. E io lo consiglio abbastanza. Certamente WordPress, perché WordPress è un CMS molto leggero. Certamente si tratta di fare due aggiornamenti distinti, però può essere una buona idea, quello di fare la sezione su www.miascuola.gov.it/albo. Voi webmaster o curatore dei siti, ormai non si usa più la parola webmaster, non è più considerata una cosiddetta professione nel web, ma che cosa fate? Fate un'installazione copia quella precedente, ma attivate direttamente la pagina albo, così rimane con la completa navigabilità del sito, nessuno se ne accorge e abbiamo una gestione di amministrazione separata. Tra l'altro è anche possibile fare l'albo con un CMS diverso, ci sono alcuni che lo fanno, ad esempio, non so, sito WordPress, CMS. L'albo in Drupal, sito in Drupal, albo in WordPress, Joomla, WordPress, Drupal e Joomla, tutte combinazioni possibili. Naturalmente quella più comune è tutte con lo stesso CMS. Sì, Martina, per fare quello, in pratica voi reinfestate il sito in una sottocartella e lavorate lì mettendoci l'albo. No, certamente chiedi, provi a fare un'installazione analoga con lo stesso tema, lo configuri un attimo. Teoricamente non c'è niente di male, anche se togli le navigazioni laterali, no? Puoi anche lasciare soltanto le parti sopra che puntano poi direttamente al sito, diciamo, padre, e poi ti usi solo la colonna di sinistra per lo storico. Lì c'è stata un po' di scelte che uno può operare. Naturalmente la soluzione più facile e più comoda è quella invece di usare i plugin, però voglio dire, si può anche fare in modo separato se uno non vuole che altri entrino. Tenete conto però che i ruoli dell'amministratore albo nei plugin di Ignazio, che è quello che conosco meglio, sono assolutamente separati da quello di amministrazione di WordPress, nel senso che se voi fate amministrare l'albo al DSGA, vedrà nel suo pannello solo l'albo. Ecco, io forse
Non avevo capito bene la domanda. La domanda, possono accedere solo alla sezione albero? La risposta è sì, perché il plugin di Ignazio lo comprende. Possibilità di diversificare i ruoli. Ecco. Bene. Ok, andiamo a vedere allora la pagina di Federica. Aspetta che la Non so, lancio adesso qua si direttamente. sente la mia Oh, voce? si sente. Sì, Brava. ah, meno Bene. male, così posso... Ho cambiato microfono, avevo proprio un microfono rotto, scusate. Allora io spengo il mio e lascio la parola a te. Sì, non ho molto da dire, nel senso che mi sono limitata ad usare il documento che ho già fornito come format, allegato alla circolare. E in questo documento sì, c'è una prima parte, l'integrale è in formato PDF scaricabile, una prima parte diciamo più burocratica in cui si descrive l'istituzione e così via, che sul sito non ho pubblicato direttamente in HTML perché è un po' un doppione di altre parti del sito in cui la scuola viene descritta anche con maggiore dettaglio. Dopodiché io ho pubblicato come tabella quella che è la tabella contenuta nel documento integrale che presenta gli obiettivi divisi per aree, diciamo così, sito istituzionale, siti web tematici, formazione informatica, postazioni di lavoro e responsabile dell'accessibilità. C'è un'altra colonna di breve descrizione dell'obiettivo e una precisazione degli interventi da realizzare e l'ultima colonna, infine, è relativa ai tempi di adeguamento. Allora, il nostro sito istituzionale in realtà è già fatto con un tema che è un antenato di PAS 2013, per cui di per sé sarebbe già abbastanza norma. Naturalmente in questo antenato non era ancora compreso il plugin di Ignazio per l'albo e quindi sicuramente dovrò pensare di aggiungere l'albo online. Probabilmente, visto che dobbiamo fare il passaggio all'indirizzo.gov.it, faremo anche contestualmente un passaggio al tema PAS 2013. E poi l'altro problema grosso è sempre la garantire la qualità dei documenti pubblicati, perché sappiamo benissimo che i PDF che ci arrivano non sono quasi mai a norma quando arrivano dal ministero, così. E anche all'interno comunque non tutti si preoccupano di pubblicarli a partire da documenti ben formati o comunque cercando di inserire i tag e cose di questo genere. Per cui anche da questo punto di vista sicuramente c'è da fare un lavoro di formazione sul personale e questo è sicuramente da mettere in conto anche nella formazione informatica che è la terza riga. Per cui ci sarà da fare formazione sia sulla gestione dell'albo sia sulla realizzazione di documenti a norma. Per quanto riguarda i siti web tematici, io ho inserito tra quelli anche il registro online, che è un po' un punto dolente, credo, per tutte le scuole. Se qualcuno di voi ne ha trovato una norma, me lo segnali, ma io ancora non ne ho trovati, per cui ci siamo tenuti quello che era bene o male collegato all'applicativo di segreteria, dal punto di vista tecnico, diciamo, di realizzazione web è un vero disastro, nel senso che è codice arcaico, a dir poco, ha ancora delle parti fatte con i frame, tanto per intenderci, però al momento non abbiamo trovato nulla, ci riserviamo appena ne troveremo uno migliore di adeguarci, di cambiare, insomma. Però questo sicuramente è un obiettivo di accessibilità da raggiungere. Ah, bene, se Valerio ne ha scoperto uno formidabile, poi mi informerà che sono curiosa di provare, insomma, spero.
Sì, c'è da dire, il nostro ha il vantaggio di essere collegato agli applicativi di segreteria già presenti in locale, quindi è molto agevole per la segreteria gestire tutte le operazioni, collegate all'attività didattica. Ecco, questo è un po' il vantaggio e il motivo per cui l'abbiamo scelto, ma sicuramente dal punto di vista dell'accessibilità, non è valido, ecco. Poi si vedrà. Bene. Bene, il documento è stato firmato da dirigente. Il documento è attualmente alla firma della dirigente che ha un plico di cose da firmare, però l'ha approvato verbalmente e mi ha detto di cominciare a pubblicarlo, per cui dovrebbe averlo firmato stamattina o domani, insomma, più tardi, è lì sulla scrivania. Ho capito, bene. Ecco, quindi diciamo questa norma che ha suscitato così un po' di sconcerto. In realtà era contenuto nel cosiddetto decreto crescita e quindi si sapeva già da dicembre e non è nient'altro che un'assunzione di responsabilità da parte del dirigente in modo da tenere vivo questo elemento che, ripeto, sia di rispetto della norma, di rispetto della natura del web e di civiltà, e di mettere a disposizione strumenti che siano utilizzabili da tutti. Pensiamo ad esempio, citavo prima il registro, no? E teniamo presente che ci sono tanti nostri colleghi che hanno fatto una protesta formale al Ministero e alle ditte produttori di questi software perché loro poi non possono utilizzarli. E questo lede un po' un diritto fondamentale del cittadino, cioè del lavoratore anche. E quindi, vedete, sono cose che noi a volte trascuriamo, pensiamo che siano così un po' da fissati. Non è così. Se sono intese tali, vuol dire che le abbiamo presentate male, vuol dire che sono state, si è stato aperto il fianco per intenderle in modo diverso dallo spirito che hanno. Però, quando noi parliamo di inclusione, quando parliamo di altro, dobbiamo immaginarlo che nella società dell'informazione, nella società digitale, l'accesso al dato e all'informazione non deve costituire barriera per alcuni. E ripeto, questo non vuol dire affatto fare le cose brutte, perché si possono fare cose splendide, e se non sempre le facciamo perché magari o non siamo tanto bravi, oppure non ci preoccupiamo di alcuni aspetti ipotetici anche di gradevolezza o altro, ma sono cose che non c'entrano nulla tra di loro. Ripeto, l'accessibilità delle cose è una precisa prescrizione normativa che vuol dire, e questo vale anche attenzione per i libri di testo, come ha precisato anche il ministro Profumo, vuol dire che non esiste che un nostro studente con disabilità non possa accedere a una risorsa come accede il suo compagno di banco e per accedere abbia bisogno o di una protesi umana che lo fa per lui oppure ha bisogno che quella data società faccia un contratto così vantaggioso per cui gli fa poi la traduzione. Magari in braille, non sempre rispettosa anche di quello che sono esattamente le caratteristiche del contenuto digitale e facendo spendere tra l'altro un sacco di soldi, se non al soggetto disabile, alla famiglia, comunque a qualcuno, cioè a noi cittadini. Ecco, questo è un po' il quadro completo di quelle che sono le richieste di pubblicazione dell'atto istituzionale del sito. Preciso anche questo, noi di questo abbiamo parlato in modo diffuso per una settimana su 9. Quindi questo sottolinea il fatto che il sito scolastico non è fatto solo di questo, anche se è vero che quando abbiamo pubblicato i contenuti in redazione, quando abbiamo fatto un po' di redattori, mettendo i contenuti oppure costruendo i PDF o i documenti, ci siamo preoccupati di farli bene, ma questo però è una competenza assolutamente trasversale. Bene, c'era una domanda di Oscar.
Allora, si possono creare utenti diversi che abbiano credenziali ed accessi diversi, tipo allora, per quello che riguarda l'accesso sull'albo, sì, perché nelle utilità di Ignazio troverai una voce quando installi che ti consente proprio di creare profili disgiunti, cioè la persona che mette contenuti sull'albo fa solo quello, però quello riguarda solo per l'albo, per creare diciamo dei ruoli che non siano in verticale ma siano in orizzontale, cioè che coprono soltanto aree particolari di sito. Facciamo un esempio, non so, genitori che vadano solo nell'area genitori, nativamente WordPress non lo prevede. Non sono mai interessato sinceramente di questo, se esistono dei plugin che sono in grado di anche differenziare gli accessi secondo categorie o secondo parti del sito. Ecco, sì, per quello dell'albo ti posso assicurare che si può fare. E ripeto, se rimane la preoccupazione di una gestione combinata, ma questo vale più che altro se succede qualcosa al sito, che lo sparisce anche l'albo in automatico, viceversa, si possono fare, come ti ho detto, due installazioni diverse. Poi in realtà, Oscar, sono puramente redattori, quelli che scrivono contenuti sull'albo. Cioè non intervengono minimamente nell'amministrazione, perché il ruolo di quello che può fare pasticci è il ruolo di amministratore, Non è il ruolo di autore o di editore, perché la possibilità di modificare parti di codice, parte proprio di quei file che costituiscono il tema, è solo di quello. Su quello, Oscar, interessante quella registrazione sulla sicurezza dei CMS. Bene, c'è altro? Mi piacerebbe vedere un sito vostro, per vedere un po'. Ad esempio, c'è una Lullaci che è sempre stata attivissima le scorse volte. Cioè, non so se c'è neanche oggi, forse, perché forse oggi è assente, perché non lo. Di solito partecipa un sacco. Ecco, se qualcuno vuole così sottoporre il proprio lavoro, lo vediamo insieme. Oppure se avete domande. Questo sì, è il sito di Lullaci, che però non so, forse non c'è oggi, però volevo sentire da lei se aveva qualche richiesta. Dico quello appunto perché ho apprezzato lei, come tutti voi, un grande interesse, attenzione, vivacità. Guarda che bello, bella sta anteprima del libro. Allora se c'era mi piaceva chiedere, ma come hai realizzato? Ah, caspita, bello, che piace, che bello, questa è una bella notizia, no? Anche per il nostro corso, perché rimane una realizzazione utile, eh? Benissimo, mi sa che non c'è oggi e comunque i complimenti, Gioacchino, glieli fai tu. Come hai realizzato questo? Per questo si può realizzare in tanti modi. E questo contenuti di queste due, scusate se cose sono note, siccome sono, è liquido il layout, cosa vuol dire? Si ridimensiona automaticamente. Ricordate che queste immagini qua è opportuno mettere una larghezza in percentuale. Così occupano sempre la stessa, diciamo, lo spazio relativo. Per cui se uno rimpicciolisce, ingrandisce o lo vede con lo smartphone, se non mette il plugin WP Touch, no, che ha un altro tipo di gestione semplificata, riesce a fare in modo che quell'immagine non sfori, rimane sempre contenuta nello spazio a disposizione. Molto bello questa anteprima di libri, Magari qua sarebbe bello, magari col click andare a una scheda, non lo so, però mi piace molto, complimenti.
Poi abbiamo anche scelto tre RSS, ha scelto lei su questo, su tre, diciamo, fonti di interesse. Complimenti davvero, è bello. Vediamo un po', no? Andiamo su studente. Lui dice, lei ha utilizzato un po' la nostra modalità di taglio comunicativo, no? Allora che cosa fa? Creo per gli studenti una pagina, un pezzo introduttivo con degli articoli, no? Che sarebbero poi delle notizie. Anche lì potete usare, potete anche cambiare la parola articoli, eh? Bisogna andare in questo caso, per cambiare la parola articoli, andare sul file page.php e dove c'è il pezzo scritto ultimi tre articoli, cambiare con, non so, ultime tre news, se uno lavora sulle news. Ecco, poi qua una bella galleria fotografica anticipata da una bella immagine e una serie di link preferiti, quindi vedete un uso fantasioso e molto azzeccato del plugin Link Manager che consente di mettere link in automatico, quindi lavorando pochissimo, selezionati secondo categoria. Immagino che se vado su docenti ne troverò degli altri. E l'archivio, altro ancora. Ecco, ottimo. Vediamo vedere questa qua, però qui ne vedo uno solo. Forse la galleria, vediamo un po', se riusciamo, magari su docenti più. Ecco qua c'è uno slideshow. E quindi vorrebbe dire, adesso non so se qua lo vediamo nel sistema incorporato da Second Life. E dovrebbe essere, ecco, vedete, una transizione tra varie immagini che può fare. È un grandissimo plugin sull'immagine, rimango sempre dell'idea, l'avrà usato anche lei, immagino, e questo è Next Gen Gallery. Ecco, molto bello. Poi cosa abbiamo? Una parte sugli utenti esterni, poi abbiamo la suddivisione, la biblioteca digitale, ottima idea, per disciplina. Ah, ecco, sul link che facendo proprio, andandocelo a visitare non qua in Second Life ma di là. Beh, qui adesso questa è vuota, però è preparata. Cosa sta facendo, la nostra Lullaci? Vostra, più di Gioacchino ovviamente che nostra, perché è della sua scuola. Vedete qua c'è categoria, sulla categoria qui di Zoom che ha fatto una pagina con categoria. Quindi tutte le news riferite a disegno e benessere vanno qui dentro. C'è però un problema, che potremmo anticipare guardando qua. Il collegamento così, diciamo, uno a uno, no? Tra la pagina e la categoria che la rappresenta, consente certo un filtro automatico di tutte e solo le news legate, non so, a disagio e benessere. L'archivio automatico però è mensile. Ora si pone un problema, e questa è la domanda. È adatto l'archivio mensile per rappresentare con una buona reperibilità quando noi abbiamo, non so, poche notizie all'anno? Allora un criterio potrebbe anche essere questo. Noi utilizziamo le categorie quando abbiamo una quantità di news tali da giustificarne gli archivi mensili. Se no, possiamo utilizzare tranquillamente i tag. Il tag è un qualcosa la cui, diciamo, poi recupero dell'informazione, cioè tutte e sole gli articoli news associati al tag, avviene senza l'aspetto dell'archivio mensile o annuale. Automaticamente disposti cronologicamente dal più recente al più vecchio e quindi rimane più facilmente, non so come dire, leggibile, usiamo questo termine, forse non è quello giusto, non viene la parola corretta, quando ho, non so, 10-15 informazioni all'anno, no? Però, quindi questo è, naturalmente il sistema che è predisposto nell'uso della categoria con parecchie news. Quello classico è di archivio con categoria, però potete anche immaginarlo di farlo con i tag. Per farlo in modo semplice c'è un plugin aggiuntivo che ho usato da qualche parte, adesso non mi viene in mente,
Ma con una buona soddisfazione, visto che funziona. Però veramente mi piace molto, questo. Vediamo i itinerari creativi. Si è fatto anche qua con le categorie. Sì, ecco, qui vedete c'è veramente un uso meraviglioso, ottimo di questo sistema di classificazione automatica dell'informazione. E poi varie altre sezioni. Bello, adesso è potentissima l'organizzazione dell'informazione, ripeto, riferito alle news. E se volessi dire, io aggiungerei poi qualcosa invece proprio di pagine classiche, no? Che sono, non so, una sorta di, così, di schede, che rende anche più vivace il sito, no? Faceva molto in home page, quelle anteprima di copertine. Non so, potrebbe essere interessante se vado su studenti, al di là delle informazioni riferite alla vita quotidiana di una biblioteca, anche una parte con delle schede di libri o altro, organizzate anche in modo non solo articoli, perché lo svantaggio dell'organizzazione dell'informazione per articoli è appunto che è fortemente cronologica, e invece in questo modo riusciamo a fare delle schede ferme. Ah, poi ci sono anche i video, dove li troviamo? Vediamo un po'. Ah, ok, niente. Magari cosa all'interno di qualche spettacolo finale. Vediamo se quello è corredato di un video dentro l'informazione, no? Ha messo anche contenuti social. Bene. La possibilità di commentare. Ottimo. Attenzione che i commenti, dopo un po' che il sito si afferma nei motori di ricerca, diventa quindi un sito non più nuovo, possono essere dei ricettori di un po' di spam. Allora, per questo, un buon plugin anti-spam, quando avete i commenti attivi, se no non è necessario, è Akismet. Akismet richiede l'attivazione. L'attivazione, se uno lo fa in modo ordinario, purtroppo non è gratuita. Come farlo a ottenere gratuito? Purtroppo bisogna stare a una logica, non, insomma, io non è che approvi poi al 100%, bisogna andarsi a creare un account su wordpress.com. Che lo dico da wordpressista convinto. Un po' l'aspetto meno convincente ultimo di WordPress, come a volte capita anche in mia realizzazione, a volte cedono un po' al mercato, per cui i siti che sono con WordPress.com cominciano ad avere la pubblicità non richiesta. E quelli sono però tutte cose gratuite, nel senso che uno si fa un blog e in 2 minuti ce l'ha senza fare perdere nulla nulla di tempo, serve per il blog personale molto bene. Bene. Se uno si iscrive su wordpress.com ha poi la possibilità di avere una sorta di chiave gratuita che può utilizzare ad esempio per i plugin Akismet senza dover pagare nulla. Io lo utilizzo, l'ho fatto una volta, lo utilizzo su più siti, però li utilizzo sui siti che hanno i commenti, perché se no insomma, non c'è da preoccuparsi. Questo è un po' un'altra cosa. Poi, eccolo qua il video, hai visto che è saltato fuori? Questo qua è un contenuto inserito dentro. Ecco, lo scrivo come utente, sì, individuale, di fatto. Vedete, no? Questa è la risorsa YouTube che ha a disposizione. YouTube ha fatto passi da gigante. Perché? Perché una volta acquisito, da Google ha prestato molta attenzione a alcuni elementi di servizio e in particolare adesso sapete che c'è una funzione che consente di fare un po' di videoconferenze all'interno del canale YouTube della scuola, dell'ente, dell'organizzazione. Si chiamano i cosiddetti Hangout, a cui ho partecipato
uno recentemente e mi è venuto voglia di provarlo poi, magari si avrà occasione in altri momenti per utilizzare questo strumento incorporato dentro YouTube e uno dei tanti servizi che tra l'altro sono di accesso insieme alla Gmail e tanto altro, Google Plus o altro. Speriamo fino a che saranno gratuiti, perché chi lo sa cosa succederà tra un po'. Nel frattempo c'è una miniera di risorse di grandissimo interesse per la scuola, compresi le parti legate a Google Drive, cioè documenti collaborativi, piuttosto che moduli, presentazioni o fogli di calcolo. Possono anche editare video di YouTube, c'è una funzione di sottotitolazione interna, anche se io continuo ancora a privilegiare un altro ambiente che voi trovate, Universal Subtitles, che è stato acquisito da si chiama Armara, se non sbaglio. Voi digitate questo da Google, trovate poi il sito, lì uno può crearsi un suo account, mette l'indirizzo Google e poi c'è una bellissima piattaforma di sottotitolazione mezzo social, molto interessante questo tipo di ambiente che vi consente poi di scaricare ad esempio le sottotitolazioni e andarle a inserire. A chi interessano queste? Mica soltanto ai cosiddetti noiosi accessibilisti, servono anche a quelli che fanno inglese o lingua straniera. C'è nulla di nulla, no, io parlo da profano, quindi probabilmente esagero, però è interessante quello di attivare comprensione della lingua, rielaborazione di un parlato reso in modo colloquiale, grammaticalmente corretto, ma più sintetico. E poi la sincronizzazione tra il parlato e le sequenze che via via diciamo si sviluppano nel filmato. È un'esperienza molto interessante anche secondo me anche a livello didattico. Bene, Gioachino, mi dici guardiamo ancora qualcos'altro di qua? Vediamo un po'. Vediamo cosa c'è qua in corsi. E questo è organizzato qua. Ecco, vedo che però i link sono link comuni a tutti. Un altro passettino in avanti, vediamo un po', e alcuni di questi magari l'ha fatto, è quello di fare link selettivi. Io li vedrei bene, soprattutto si può fare una parte di link preferiti generali, una parte di link selettive, usando le categorie dei link. E il widget Link Manager che vi consente di mettere solo link associati a una data categoria. Abbinato al plugin Widget Logic, dite in quali pagine? Is underscore page tra parentesi studenti. Solo nella pagina studenti mettiamo quell'elenco di link che abbiamo categorizzato per gli studenti. Interessante. Poi, niente, qui ovviamente si potrebbe parlare per ore, ma naturalmente dobbiamo anche rispettare i tempi di non annoiare. Ci sono altri interventi, vogliamo vederne un altro? Non spaventiamoci, del lavoro così bello fatto da Lullaci, perché lei aveva probabilmente anche era la motivazione di concludere in breve tempo, vero Gioachino? Ok, Martina, allora buona serata e buonanotte. Non ho sentito bene la voce. Chiudo un attimo la mia.
Benissimo, per creare ruoli aggiuntivi noi abbiamo diciamo, il plugin più semplice, si chiama Members, e consente anche di abbinare dei ruoli a delle aree riservate, che però non so se a voi interessano in un sito come questo, perché mi sembra giustamente tutto pubblico qua, però invece in altri ambiti. Se fate aree riservate, sì, perché potete poi abbinare determinati contenuti a dei profili. Per cui un utente registrato che ha un profilo A può accedere a contenuti che sono abilitati solo per i cosiddetti ruoli A. Cioè, un contenuto è abbinato al ruolo, fondamentalmente con Members, e tu puoi crearne quanti ne vuoi. Ripeto che l'unico handicap che ha WordPress rispetto ad altri CMS, in particolare Drupal e Plone, è che ha una, diciamo, organizzazione dei permessi tipo verticale, e quindi non tanto di area, cioè i permessi tipo verticale si intendono a livello di chi mette i contenuti, non di chi li utilizza. Cioè, chi mette i contenuti, se può commentare, se può editare, se può scrivere, può scrivere dappertutto. Perché questo? Perché è anche un po' nella filosofia, se vuoi, di WordPress, no? Che lavora molto attraverso le categorie e i tag. Però non è compreso, a meno che esistano dei plugin che facciano questo, ma io sinceramente non conosco, dedicare una sezione particolare solo ad alcuni redattori. Ecco. Però rimane, se tu hai permesso di scrittura, c'è su tutto, eh? Nel senso che le categorie che tu puoi associare poi non sono alcune categorie di accesso ad alcuni e altre ad altre. Ma bisogna vedere esattamente il problema, no? Il problema qual è? È riferito agli studenti, riferito a colleghi, chi è che scriverebbe? E quindi si vorrebbe evitare. Capito? E ecco, no, certo. E, se no, cerchiamo noi, una volta che abbiamo capito bene qual è l'esigenza, vediamo come riuscirla a soddisfare, e se è una cosa che, per dire, non ci abbiamo mai pensato, facciamo un po' di ricerca in rete. La storia attualmente mia di frequentazione, diciamo, di WordPress è che nella stragrande maggioranza dei casi c'è qualcun altro che ha affrontato il problema e ha già una soluzione. Ecco. Faccio un esempio: io stamattina volevo cercare un qualcosa che mi consentisse due cose, una in mente tra un po' e una adesso. Quella che ho in mente tra un po' è una gestione automatizzata delle FAQ. Ho trovato un plugin meraviglioso, sempre in WordPress, che mi consente, per un sito qualsiasi, di creare delle FAQ categorizzate, per cui uno scrive la FAQ, c'è la domanda e la risposta, automaticamente gli assegni delle categorie, e lui riformula come se fosse un dizionario di FAQ per sezioni. Le FAQ poi le presenta con la domanda, cliccando sulla domanda viene fuori la risposta sotto, per cui è estremamente efficiente. Poi avevo un altro problema. Non volevo per una data esigenza, non si voleva una pagina troppo lunga, però si voleva contenere nella pagina tantissime cose. Ho trovato un bel plugin che consente di comprimere delle aree di testo nella pagina, per cui tu magari metti soltanto, non so, i titoli, e cliccando il titolo sotto espandi. Per cui hai una visione estremamente compatta, che si, diciamo, amplifica, che diciamo, diventa come fosse un livello di approfondimento solo su clic. È come espandere e comprimere un contenuto. Non so se ho reso l'idea. Ed è effettivamente interessante anche questo, insomma.
Ce ne sono proprio tanti di... Esatto. Sì, esatto, un po' tutti ci hanno messo, ma sono orientati insomma, proprio perché gli sviluppatori sono talmente tanti che in continuazione ci sono delle soluzioni aggiuntive. L'indicazione che si dà però di non... Certo, è vero. Bene, e se non ci sono altre domande, direi che ci possiamo salutare a questo punto. Bene.